nome del popolo italiano. Il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, tenuto conto delle conclusioni del pubblico ministero e dei legali di parte, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Saria? O fare l'avvocati? Sarà una roba di l'ora. Esplosioni, inseguimenti mozzafiato, viaggi nelle bellezze dell'entroterra e richiami alla cultura. Gli sbancati due ritorno a tutti gli ingredienti per bissare il successo dello scorso anno ed entrare di diritto tra le perle cinematografiche mai realizzate nella provincia di Pesaro e Urbino. Il regista Henry Secchiaroli, per il secondo capitolo del film dedicato al vernacolo, ha realizzato una commedia d'azione sempre incentrata sulle vicende di una banda di improbabili ladri che questa volta sono usciti dai confini di Fano ed hanno fatto tappa a Pesaro, Urbino, Mondavio, Cartoceto e Fossombrone. Un film molto carino da andare sicuramente a vedere, è un film allegro, vi terremo compagnia ridendo. Grazie per la linea. Signor Tonti, vuole rilasciare una dichiarazione? Come no? Pleva di che gli venga fretta. Poi altro dopo te fuggi in due parche tanti vetro. Ancora top secret la sceneggiatura, ma se Chiaroli si lascia sfuggire qualche anticipazione, il Lisippo avrà un ruolo fondamentale nella storia, perché così come è successo con la prima pellicola, ha voluto fare un omaggio alla storia della città di Fano. Intanto le foto del backstage sono state esposte domenica scorsa al Caffè Centrale in occasione del cambio di gestione del locale. All'inaugurazione non potevano mancare gli attori protagonisti del film. Io ringrazio molto Henry Secchiaroli, perché anche quest'anno mi ha fatto provare un'esperienza veramente magnifica. 3 ore in una vasca da bagno praticamente e dalle 9 alle 3 di notte fare una ripresa proprio indescrivibile. Florindo, ormai è una leggenda, qui la gente ti incontra per strada, chiedono gli autografi, un casino. Infatti mi tocca Fugio continuamente, che la gente mi segue dietro, non si campa più. La notorietà è stupenda, tanto è vero che passeggiando per il corso passava una scolaresca, un bambino gli ha detto signor maestro, è quello che ha fatto il film. Non cominciamo a dire le stupidaggini, ritorno in fila come gli altri. Chi si fosse perso il primo capitolo del film avrà l'occasione di vederlo andando al Cinema Politeama martedì 10 novembre alle ore 21:15 per una proiezione eccezionale al costo di 5 euro. Gli sbancati 2 al ritorno invece arriverà al cinema il 6 dicembre alle ore 21:15 quando è in programma l'anteprima per autorità e giornalisti. Dal 10 dicembre porte aperte al pubblico sia al Politeama che al Masetti di Fano. Ci siamo divertiti da matti e quindi vi consiglio di venire a vedere, perché quest'anno vi faccio un pisciados da rida. E ovviamente non farà sentire la sua mancanza il vero tormentone del film. Un quanzi stupida gratis e mancherà mai. Piero, e non è che c'hai d'accenda? Sì, sì, slo d'accenda. Gli sbancati 2, un ritorno esplosivo. A Natale.